Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Dopo le trasmissioni elettorali riparte il nostro ciclo di appuntamenti con il talk show di politica e attualità del venerdì sera e riparte però parlando ancora del risultato elettorale in Abruzzo, perché insomma dopo alcuni giorni nei quali le posizioni dei partiti che hanno commentato l'esito del primo turno e dei ballottaggi le abbiamo fatte vedere e sentire nei nostri telegiornali, questa volta vogliamo fare un confronto tra le varie letture, perché ci sono state letture diametralmente opposte dell'esito elettorale in Abruzzo, nei 72 comuni interessati al voto, in particolare nei 5 in cui c'è stata l'elezione dei sindaci al ballottaggio. Pertanto abbiamo deciso di invitare sulla nostra piattaforma Zoom i responsabili regionali delle principali forze politiche per cercare di capire chi ha vinto, chi ha perso, anche la loro lettura in prospettiva degli equilibri politici che questo voto amministrativo ha comunque sancito in Abruzzo, in centri piuttosto importanti della nostra regione. Li saluto e li ringrazio, sono già collegati in chat alcuni dei segretari dei coordinatori regionali, vedo da sinistra a destra, dall'alto in basso, Sara Marcozzi, Etel Sigismondi, Nazario Pagano e Michele Fina, si aggiungeranno anche i rappresentanti della Italia Viva e della Lega, ma intanto la mia prima domanda, che appunto si riferisce al voto in Abruzzo, è relativo ai numeri, perché i numeri vengono letti anche diversamente, appunto a seconda dei punti di vista, soprattutto dal punto di partenza, che sono le precedenti amministrative oppure gli equilibri più recenti. Ecco, questa è la dirimente nella valutazione del voto, in particolare tra centrodestra e centrosinistra. Una valutazione però io avvio da una posizione tra virgolette neutra, anche se insomma il Movimento 5 Stelle ha dato una mano al centro-sinistra, in particolare in alcuni ballottaggi. Chiedo a Sara Marcozzi, insomma, tra questo 3-1, 4-0, 4-1, 0-0, insomma, qual è la sua lettura dei numeri? Insomma, ci fidiamo un po' più della sua neutralità rispetto agli schieramenti tradizionali. Chi ha vinto e chi ha perso in Abruzzo? Buongiorno, perché noi diamo il buongiorno ai nostri telespettatori, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma buongiorno ai nostri ospiti, perché registriamo in orario antimeridiano. Marcozzi. Buongiorno direttore, grazie per l'invito. La ringrazio anche per avermi dato questa posizione di imparzialità, insomma, che non mi capita spesso. Chi ha vinto, chi ha perso? Insomma, è difficile sempre dirlo, perché i numeri purtroppo possono essere letti come meglio conviene. Certo è, va riconosciuto, che la coalizione di centrosinistra, aiutata anche poco, francamente, io sono sincera, però un po', per un pezzetto, dal Movimento 5 Stelle, è una coalizione che certamente ha la possibilità di vincere sul centrodestra. Va detto che se guardiamo gli equilibri nazionali, il centrodestra oggi è, come dire, in una di quei rari casi in cui, pur stando di fatto un po' all'opposizione, no? Penso a Fratelli d'Italia, riesce a poi perdere un po' di terreno sulle coalizioni invece locali. Una riflessione però voglio farla sull'alleanza strutturale, diciamo così, del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico, perché noi ci siamo trovati, ecco, a dover chiarire un po' la nostra posizione in regione. Io non sono contraria tout court alle alleanze strutturali, credo però che insomma bisognerebbe che ci fosse un po' di reciprocità in queste alleanze. Se guardiamo ad esempio a quello che è successo a livello nazionale, io credo che in città come Roma e Torino il centrosinistra, che vuole un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, avrebbe dovuto e potuto appoggiare ad esempio il sindaco uscente Raggi e il candidato del Movimento 5 Stelle, proprio perché, come dire, sindaci di fatto uscenti, per cui quando si parla di alleanze bisogna sempre che ci sia un do ut des, non soltanto elettorale, evidentemente è chiaro che di alleanza si può parlare soltanto sui programmi e su quello che si intende fare
per il comune, per la regione, per il paese. Però ecco, secondo me il Movimento 5 Stelle ha fatto degli errori di valutazione, molto probabilmente si è anche dato e speso molto per questa alleanza, chiedendo in cambio forse troppo poco. A me posso commentare insomma, il risultato del Movimento 5 Stelle in questa regione, in questa tornata elettorale. Io sono sincera, insomma, mi conoscete abbastanza, penso di essere abbastanza intellettualmente onesta, francamente deludente. E quindi se mi si chiede a chi conviene l'alleanza strutturale, certamente alla coalizione, sicuramente al Partito Democratico, a noi non so. Eh sì, questo è un tema su cui il dibattito politico si è acceso all'indomani del voto amministrativo, appunto con la posizione che ha ribadito in questa sede anche la capogruppo regionale Sara Marcozzi, che è quella relativa appunto a un discorso di alleanza strutturale. Poi sentiremo anche le altre forze del centro-sinistra proprio su questo tema, perché è giusto andare anche oltre la valutazione del risultato. Peraltro c'è anche Camillo D'Alessandro, che è il coordinatore regionale di Italia Viva, che si è appena collegato e che salutiamo, il centrodestra. Allora, Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, rispetto al tema dei numeri, cioè qual è il punto intanto di paragone di questi risultati, in particolare dei ballottaggi? Sono le precedenti amministrative oppure gli assetti politici attuali della regione? Perché è chiaro che rispetto a un punto di partenza, che si sceglie, si ottiene una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Pagano. Ma ha detto bene lei, il problema è la chiave di lettura. È ovvio che le elezioni amministrative in Abruzzo non sono come le elezioni, non so, comunali di Milano, Roma, Napoli, dove il voto d'opinione è prevalente o perlomeno molto incidente sul risultato finale. Lì effettivamente il centrodestra poteva fare molto, ma molto meglio. In Abruzzo si è votato in alcuni comuni sicuramente importanti, ma dove insomma tutti conoscono tutti, dove il voto è prevalentemente locale, dove le divisioni sono spesso legate a situazioni contingenti di persone che magari, seppur appartenenti alla stessa area politica, hanno avuto problemi di natura personale e via di seguito. Quindi se si dà questa chiave di lettura, diciamo che non si può paragonare questa tornata elettorale amministrativa abruzzese con eventuali risultati alle regionali, dove il voto politico è molto più incisivo, e peggio ancora per le elezioni politiche, dove tra l'altro, come è noto a tutti i partecipanti a questo dibattito, che il tasso di partecipazione al voto, la percentuale è molto, molto maggiore, parliamo di 25-30% in più, quindi cambia completamente lo scenario. Ciò detto, quindi facendo questo tipo di evidente differenza, che vuol dire che poi il voto è prevalentemente legato a situazioni molto locali. Ciò detto, è ovvio che poi un secondo riferimento va fatto rispetto a quello che c'era prima e a quello che c'era dopo, perché abbiamo potuto constatare come chi è al governo, in particolare se c'è un sindaco che è in carica, che si ricandida, noi in Abruzzo abbiamo avuto il caso del sindaco di Vasto, viene sempre rieletto. È accaduto in tutta Italia, anche, non so, Clemente Mastella, che pure aveva l'universo mondo contro, dal PD alla Lega, Fratelli d'Italia, è riuscito a rivincere, perché chi è al governo, in particolare chi gestisce il comune da sindaco per 5 anni, Pagano, a quello. Roseto però questo non è accaduto, eh. Le do un esempio abruzzese del contrario. Ma perché Roseto credo che non si sia ricandidato Sì, l'uscente, se si è non. E ricandidato, si è ricandidato. allora lì c'è un Il problema da problema è studiare centrosinistra, per sì. Roseto. Sì, è vero, è di Girolamo. Sì. Allora, io credo che lì forse c'è il PD dovrà fare un esame di coscienza e capire perché. Lì in realtà il PD ha perso, non si è ricandidato perché effettivamente si è sgretolato diciamo, il Certo, è fronte del vero. centro-sinistra. E quindi ne è rimasto paralizzato, penalizzato, chiedo scusa, ne è rimasto penalizzato ovviamente il candidato di bandiera del partito. E questo a dimostrazione però del fatto che anche nel centro-sinistra poi spesso prevalgono situazioni contingenti, personalismi. Insomma, io so bene che a Roseto
esiste questo problema a sinistra. Noi quello che possiamo dire è che a nostro sicuro interesse, ed è una realtà, è che prima nei 5 comuni a doppio turno dove si amministrava eravamo all'opposizione, e oggi almeno in uno, che è uno dei due più importanti comuni dove si votava, cioè Lanciano, invece abbiamo vinto e c'è un sindaco nostro. La seconda questione è che quest'anno, rispetto al passato, abbiamo dimostrato di avere avuto una capacità di tenere unita la coalizione, che è un aspetto politicamente secondo me molto significativo, perché noi in tutti e cinque i comuni, seppure sapevamo in alcune situazioni che nonostante l'unità comunque avessimo una partita da giocare in salita, però siamo stati capaci, seppure tardivamente, seppure con fatica, siamo stati capaci di essere uniti, e questo è un aspetto fondamentale anche in vista delle tornate elettorali, sia per le elezioni politiche che per le elezioni regionali. Quindi concludo dicendo, quando all'indomani del voto mi hanno detto qual è il suo commento, io ho parlato di luci e ombre. Le ombre sono che effettivamente poi alla fine su cinque comuni effettivamente il centrodestra ha vinto solo in uno. Queste sono le ombre, chiedo scusa. Le luci sono che effettivamente prima eravamo l'opposizione in tutte e cinque, abbiamo vinto a Lanciano, ed effettivamente quest'anno il centrodestra ha dato un segnale di unità che è cosa non secondaria, perché poi i personalismi, gli individualismi, le polemiche, la scelta del sindaco in realtà locali molto con un numero di abitanti abbastanza circoscritto, e questo è un aspetto non secondario. Questa è la mia valutazione. Insomma, avete fatto tesoro delle esperienze negative di Chieti e di Avezzano dello scorso anno. Sì, esattamente. Abbiamo fatto tesoro di quegli errori lì, perché allora, quelli sono stati... Camillo D'Alessandro, come è finita intanto? 3-1, 4-1, cioè il risultato di Roseto come va letto politicamente? Cioè la lettura dei numeri, qual è la più esatta, la più pertinente per valutare questo risultato? E soprattutto se si era partiti dal 5-0 è un arretramento del centro-sinistra, come insomma, in qualche modo ha fatto capire Pagano. Beh, mi sembra esagerato parlare di arretramento con queste vittorie e con la conferma ovunque di un centrosinistra maggioranza nei principali comuni. A Lanciano si è perso, è vero, stiamo parlando di una differenza di 400 voti. Ovunque la vittoria è stata netta sia al primo sia al secondo turno. Per quanto riguarda Roseto, è evidente che se il centro-sinistra largo fosse andato unito, la partita sarebbe finita a favore del centro-sinistra al primo turno. Ora, senza indagare di chi è la responsabilità, perché poi quando entri nelle dinamiche locali tutti hanno ragione e tutti hanno torto, però ciò che emerge lì è che due componenti che certamente non stanno col centro-destra, cioè Azione, che poi costruisce una coalizione che vince le elezioni, Italia Viva, che costruisce una coalizione con Tommaso Ginobili, che per 50 voti non va al ballottaggio al posto del centrodestra, il centrosinistra con il sindaco uscente, beh, se si mette insieme questa roba qui, io credo che in termini politici a Roseto ci sia una larghissima maggioranza, e dentro la maggioranza una larghissima maggioranza della componente liberale e riformista che è prevalsa a queste elezioni. Però D'Alessandro, non sono arrivate nessuna delle due al ballottaggio, quindi un po' di autocritica anche su questa situazione di Ginobili, non si poteva ricomporre prima? Sì, dicevo, l'ho detto all'inizio, più che ho detto che quando poi entri nelle dinamiche locali tutti hanno ragione, tutti hanno torto, noi ci abbiamo provato come regionali, Michele Fina lo sa. Ci sono stati degli irrigidimenti, io ho delle mie personali opinioni su questo, però credo che lei forse mi vuole trascinare con la polemica con Michele Fina, ma non che non ci riesce, non c'è proprio tema della polemica, perché in ogni caso si è deciso a Roseto, insomma. Ha deciso a Roseto. Un dato politico però, se io sono d'accordo nell'analizzare questo voto come dato elettorale, ma che comunque lascia
ben presagire per il futuro sul radicamento delle forze del centro-sinistra, e intendendo per centro-sinistra il campo veramente largo, c'è un punto però che non può sfuggire. Il primo fondamentale: il centrodestra ha fatto una campagna elettorale in ogni comune chiedendo il voto per costruire la filiera comune-regione. Si sono spesi molto su questo concetto di filiera. Votateci perché abbiamo la regione dello stesso segno e possiamo fare di più a livello locale. Questo modello è stato bocciato praticamente ovunque, salvo per qualche centinaio di voti a Lanciano, e dovrebbe fare riflettere in più. Io non mi esalto nelle vittorie, figuriamoci se mi deprimo nelle sconfitte, però derubricare a non sconfitta quella del centrodestra, che si aggiunge a quella di Chieti, dove il centrodestra è uscente, e a quella di Avezzano, cioè il centrodestra a Chieti e Avezzano sono andati divisi e giustamente hanno giustificato la loro sconfitta sulla base delle divisioni. Oggi invece c'è un salto di qualità nella sconfitta, perché nonostante uniti perdono le elezioni. E che si sia creato un fatto politico evidente in Abruzzo è la reazione del presidente Marsilio, il quale fino ad oggi, guarda caso, non aveva mai parlato di una sua ricandidatura, ha avuto bisogno di dire io mi ricandido in regione, perché si sta sgretolando la compattezza del centrodestra e soprattutto la prospettiva, perché tutti sanno, tanto questa trasmissione sarà registrata, che Marsilio non sarà il prossimo candidato presidente a regione. E se lo sarà vuol dire che ho perso una cena di pesce che pago a tutti gli ospiti. In questo momento siamo in sei, quindi insomma. Sono convinto che un solo modo è un modo, diciamo, per tenere le fila di quel disastro. Grazie. Sigismondi ha già scelto il ristorante dove sarà ospite di Camillo D'Alessandro insieme a tutti noi? Certamente sì, magari a Vasto. Un buon ristorante di pesce col brodetto alla vastese. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito e anche della possibilità che ci date per quanto riguarda l'analisi del voto. Parto dalla domanda iniziale: chi ha vinto e chi ha perso? Insomma, quando si guardano da casa queste trasmissioni sembrano sempre che hanno vinto tutti. Allora, insomma, cerchiamo di avere un approccio molto realista alla situazione, perché quando alle votazioni partecipano al primo turno una sessantina, il 63% degli elettori, e al secondo turno il 50% degli elettori, secondo me, insomma, abbiamo perso un po' tutti, perché se qualcuno si accontenta di una politica autoreferenziale sono fatti propri, e noi come Fratelli d'Italia ovviamente vogliamo in qualche modo porci il problema, e la partecipazione per noi è di fondamentale importanza. Quindi vince purtroppo l'astensionismo, questo dovrebbe essere un punto di riflessione per tutte le forze politiche. Poi ovviamente, trattandosi di elezioni amministrative, partecipando coalizioni, partecipando partiti, il dato può essere visto sotto vari aspetti. C'è ovviamente un risultato dei singoli partiti, c'è un risultato di coalizione, e poi ci sono anche degli aspetti territoriali che devono essere necessariamente analizzati dalle varie forze politiche. Qualcuno, insomma, faceva prima finta di non tener presente un aspetto fondamentale. Il centrosinistra governava in quattro comuni, ne è riuscito a mantenere due precedentemente amministrati, poi ha, come dire, sommato anche Sulmona, ha perso Roseto in maniera rovinosa, anche se qualche esponente del centrosinistra sui giornali cercava in qualche modo di accreditarsi la vittoria di Nunes. Mi piace ricordare che il Partito Democratico, dove ha amministrato, dove governava, non è riuscito ad arrivare neanche al ballottaggio, e ha conquistato Sulmona, ma comunque il 50% delle amministrazioni che venivano governate dal centro-sinistra comunque non sono state riconfermate, e questo è un dato
che in qualche modo dovrebbe indurre i rappresentanti del centrosinistra a delle riflessioni più attente e, consentitevi di dire, anche maggior cautela. Il centrodestra si afferma in maniera importante su Lanciano, che è un comune sul quale il centrosinistra aveva investito in maniera importante. Mi piace ricordare che Pupillo non era soltanto il sindaco di Lanciano, ma anche il presidente della provincia. E il centrodestra è riuscito ad affermarsi con una larga coalizione, ed è questa la ricetta sulla quale, insieme all'amico Nazario, l'amico Luigi Deramo, abbiamo già aperto una riflessione nei giorni scorsi, ovvero il centrodestra allargato al civismo e maggioranza in molti comuni. Ed è un argomento su quale riflettere per i prossimi appuntamenti, certo, elettorali. Per quanto riguarda la ricandidatura di Marsiglio, la ricandidatura di Marsiglio è nei fatti, non è una dichiarazione che viene fatta dopo le votazioni, è una candidatura che nasce spontanea rispetto a una continuità, rispetto al grande lavoro che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo, quasi 3, di governo di centrodestra in Regione Abruzzo, dovendosi cimentare non soltanto con quelli che erano i problemi ordinari della Regione Abruzzo, ma anche con una pandemia importante che comunque ha concentrato l'attenzione della Regione Abruzzo, che ne è uscita grazie a una campagna vaccinale una delle migliori in Italia. Quindi, insomma, non c'è da tenere insieme assolutamente. Non resta che scegliere il ristorante, quindi mandare il conto. È sempre un piacere. Però stiamo registrando. Grazie. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante. Perché intanto stiamo aspettando ancora se riesce a collegarsi Luigi Deramo, appunto evocato prima da Sigismondi, che sarebbe il sesto dei nostri ospiti. Nel caso non riescano, subito dopo la pubblicità sentiremo Michele Fina e riprenderemo il giro con Sara Marcozzi, anche sul tema che ha posto la Marcozzi dei rapporti tra Movimento 5 Stelle e coalizione di centrosinistra. Quindi a tra pochissimo. Siamo tornati in studio, stiamo commentando i risultati elettorali ma anche gli scenari futuri riguardanti coalizioni politiche in Abruzzo. Su questo tema già aveva fatto un passo avanti Sara Marcozzi parlando dei problemi che comunque ci sono al momento nel mettere insieme una coalizione che sia davvero efficace tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nello specifico. Su questo tema e ovviamente sulla lettura dei risultati, Michele Fina, segretario regionale del PD. Fina, buongiorno. Grazie direttore, buongiorno. Intanto una premessa doverosa a cui credo molto: quando si vota le elezioni amministrative i cittadini e le cittadine votano i sindaci, la sindaca in questo caso per quel che riguarda Francavilla, anche al di là delle appartenenze. Al netto di questo però io davvero faccio fatica a capire il racconto che fa il centrodestra, ma lo dico davvero in modo oggettivo. Ora, noi abbiamo votato in 5 comuni sopra 15.000 abitanti, l'anno scorso in 2 comuni, Chieti e Avezzano. Di questi 7 il centrodestra può vantare la vittoria di un sindaco che appartiene al centrodestra solo a Lanciano. Degli altri 6, 4 sono chiaramente di centrosinistra. Su Avezzano e su Roseto si può discutere, ma dico una cosa su tutte: Azione, che è, diciamo così, il partito di maggioranza dell'operazione che ha portato Nunes a fare il sindaco di Roseto, è senza dubbio un partito di centrosinistra. Calenda, che ne è il leader, che ha chiuso la campagna elettorale, è stato eletto al Parlamento europeo, dove siede nelle fila del Partito Democratico. Però dico davvero in modo oggettivo: se siamo d'accordo che per ogni 7 comuni il centrodestra vince uno e gli altri 6 opposizione, perché che sia l'opposizione negli altri 6 è in dubbio, noi possiamo metterci d'accordo qui che può andare anche in futuro, possiamo fare così, che ogni 7 comuni vince il centrodestra e siamo contenti tutti. Naturalmente la mia prudenza sull'attribuirci i risultati è vera, nel senso che esistono i partiti nelle elezioni amministrative, soprattutto quelle sopra 15.000 abitanti, presentano i loro simboli, sono uomini e donne che naturalmente innanzitutto rappresentano il territorio.
e noi abbiamo costruito una coalizione molto larga. Io sono meno, sono più generoso sul risultato del Movimento 5 Stelle di Sara Marcozzi, perché naturalmente ha detto una cosa giusta, dove si è amministrato chi in maggioranza e chi in opposizione è stato difficile comporre una linea che è la linea nazionale, quella che oggi rappresentano Conte e Letta, frutto del fatto che non solo governiamo insieme da diversi anni, dal governo Conte 2, ma abbiamo fatto la cosa più importante di questo tempo, e cioè abbiamo contribuito a far cambiare rotta all'Europa. Però è evidente che se a Roma e a Torino il Movimento 5 Stelle governava e il Partito Democratico, il centrosinistra, era l'opposizione, era molto difficile comporre le elezioni. La stessa cosa è successa ad esempio a Vasto, no? Dove ha governato un sindaco del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle era all'opposizione ed è stato difficile trovare un punto d'incontro. Però facciamo l'esempio invece di massima coesione, che è Sulmona. A Sulmona al primo turno è stato unito tutto il centrosinistra, tutto, Italia Viva, Articolo 1, Sinistra Italiana, Azione, tutti, il PD naturalmente, il Movimento 5 Stelle e Forze Civiche. Ed è stata una straordinaria e anche impensata vittoria. E non è tanto importante qual è la percentuale che ogni singolo partito ha preso, perché la coalizione ha dato il senso di unità, ha dato una grande forza al sindaco, che a sua volta ha preso molti più voti della somma dei singoli partiti. Ora io vorrei appellarmi alla onestà intellettuale di Nazario Pagano, perché le cose che in questi ultimi giorni, anche in queste ore, stanno dicendo Berlusconi, Brunetta, Gelmini, alla fine toccano il punto di fondo. È vero, l'anno scorso il centrodestra era diviso ad essere unito. Unito perde lo stesso, vince per una manciata di voti solo a Lanciano. Se fate la somma delle coalizioni di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle nei 5 comuni, che è una, diciamo, un esercizio, diciamo così, solo di scuola, ma insomma vedete che le forze di centrosinistra larghe prendono oltre il 60% dei voti e quelle di centrodestra il 40%. Perché? Perché dove ha vinto il centrosinistra ha vinto di 20 punti di differenza e dove ha vinto il centrodestra a Lanciano di un punto, due punti. Perché questo? Perché c'è una contraddizione di fondo nel centrodestra, che è al governo e all'opposizione di questo paese, è europeista e antieuropeista. Le faccio un esempio e chiudo proprio in modo concreto. Le ho detto Sulmona. Sulmona noi abbiamo fatto la campagna elettorale insieme, a testimoniare la vicinanza alla nostra coalizione hanno partecipato alla campagna elettorale Di Maio, Conte, Letta, Bonaccini, Bellanova, Orlando. Perché? Perché questa è una fase in cui il collegamento tra territorio e governo e Europa è fondamentale, PNRR, fondi strutturali, eccetera. E un candidato, il povero candidato del centrodestra, che cosa fa? Invita il ministro dell'industria Giorgetti per parlare del rapporto col governo nazionale o la leader di Fratelli d'Italia Meloni, che è all'opposizione di Giorgetti? Capisci che questa è la contraddizione storica di questo tempo, ed è una contraddizione che, se non si risolve, diventerà sempre un punto di diciamo così, di coesione forzosa. Tu puoi anche fare coalizione, ma se su questi punti di fondo non trovi un incontro, una coerenza, un punto di coerenza, i cittadini percepiscono questa incoerenza. Detto questo, io fino a sul rapporto col Movimento 5 Stelle, ecco, lei ha evocato appena Sulmona, questo è stato un esempio di una coalizione vittoriosa, ma diceva Marcozzi, non può essere sempre una coalizione in cui il Movimento 5 Stelle fa la portatrice d'acqua, insomma, anche soprattutto a livello programmatico. Assolutamente sì, e infatti Sulmona non ha fatto affatto il portatore d'acqua. Il candidato sindaco è un candidato sindaco che abbiamo scelto insieme, che non è del PD, ma lo stesso abbiamo fatto anche senza apparentamento a Francavilla, ad esempio, e abbiamo fatto un patto programmatico. Sara Marcozzi sa che Gabriella Di Girolamo, che è una senatrice molto rappresentativa e importante del Movimento 5 Stelle, ha molto lavorato in quella città e non solo in quella città, e ci siamo incontrati sui progetti, sulle cose da fare già da mesi, anni. Ad esempio penso al raddoppio della ferrovia, alla trasversalità. Cito cose su cui anche Sara Marcozzi è naturalmente impegnata, Camillo Alessandro, però voglio dire, lì c'è una rappresentante, l'unica rappresentante di livelli istituzionali superiori al Comune, Regione e Parlamento, che è la senatrice Di Girolamo, che è stata protagonista di quella vittoria, molto al di là dei risultati del suo partito, e con la quale tutti insieme abbiamo costruito un progetto che ha parlato del futuro di Sulmona e anche proprio dell'asse
che collega Roma a Pescara, quindi questo, diciamo così, questo progetto di rottura dell'isolamento dell'Abruzzo. Ecco, questo è un esempio concreto di collaborazione sui fatti. Io poi dico che l'alleanza si deve costruire, naturalmente, si deve costruire luogo per luogo, si devono rispettare le specificità, si dovrà lavorare molto verso le prossime elezioni regionali, ma che questa regione in questi 2 anni di tornata amministrativa ci abbia chiesto, lo dico proprio senza nessun trionfalismo, di lavorare a costruire una piattaforma alternativa al governo Marsilio è evidente. Saremmo degli irresponsabili a non aver capito il messaggio. Dice giustamente Etel Sigismondi l'astensionismo, che è una cosa grave, ce ne preoccupiamo. Visti i risultati, però, l'astensionismo è soprattutto stato degli elettori di centrodestra. Bene, grazie Fina. Allora, ripropongo il tema a Sara Marcozzi, le chiedo se è soddisfatta, insomma, delle considerazioni che ha appena ascoltato, insomma, anche rispetto agli scenari futuri. Le chiedo anche a lei se è disposta a partecipare al pagamento del conto di questa cena di pesce, se anche lei è convinta che Marsilio non sarà il candidato del centrodestra tra 2 anni. Marcozzi. Eccomi, no, direttore, io sono donna, spero che mi venga pagata comunque la cena. Esatto. Al di là degli scherzi, non lo so, in realtà non ho idea se il presidente Marsilio si vorrà davvero ricandidare. A naso anch'io direi di no. Però, insomma, questo continuo ripeterlo ultimamente un pochino mi sta convincendo, francamente, perché insomma, se Marco Marsilio volesse ricandidarsi in Parlamento o candidarsi, che so, al Parlamento europeo, credo che non avrebbe grandi problemi all'interno del suo partito e della sua coalizione. Se ripete che vuole fare il presidente di regione, non lo so, per ora ci credo, però vedremo. Per quanto riguarda l'asse Movimento 5 Stelle e PD, io sono d'accordo con Michele Fina quando dice che l'alleanza va costruita, evidentemente, ma va costruita o non va costruita, nel senso, o va costruita sempre o non va costruita mai. Anche in Regione Abruzzo il Movimento 5 Stelle è stato all'opposizione del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle ha avuto uno scontro durissimo con il Partito Democratico, penso a me contro il presidente D'Alfonso, penso a me contro Camillo D'Alessandro quando era all'interno del Partito Democratico, al collega Pettinari, per cui voglio dire, se il presupposto per costruire un'alleanza è non essere stati l'uno opposizione dell'altra, direi che in Abruzzo non ci sono questi presupposti, se il criterio è quello, perché insomma francamente vederci accanto a Luciano D'Alfonso, a Camillo D'Alessandro, non in quanto persone ma in quanto ex presidente di regione, ex sottosegretario, che hanno avuto con noi degli scontri non soltanto tra l'altro dialettici, ma non soltanto su temi politici, ma anche quasi scontri fisici, francamente la vedo dura. Quello che io tentavo di dire prima è che va bene che il Partito Democratico è un partito certamente strutturato con delle regole, diciamo così, di funzionamento che noi non abbiamo e che avremmo dovuto avere già da tempo, ce le stiamo dando adesso, ma francamente siamo un po' oltre il tempo massimo, secondo me, ma è vero che un passetto indietro ogni tanto si deve fare. Io continuo, come dire, a prendere come esempio il sindaco di Roma, l'ex ormai sindaco di Roma, Virginia Raggi può piacere e non piacere, può stare simpatica, può stare antipatica, la si può contestare, si può dire che non ha fatto niente per Roma, va tutto bene, ma Virginia Raggi, con tutti gli attacchi che ha ricevuto da chiunque, è riuscita comunque a prendere il 20% nella sua città con tutto l'arco costituzionale che negli anni gli è andato contro, ha remato contro, l'ha attaccata anche perché era donna, era bella, era brutta, cioè aveva le orecchie grandi, insomma. E però, come dire, ha dimostrato una forza straordinaria prendendo il 20% a Roma in un contesto così. Ecco, in quel contesto io mi sarei aspettata, ma in primis dal Movimento 5 Stelle, che si imponesse il nome di Virginia Raggi, ma anche da parte del Partito Democratico, come dire, un passo indietro, invece di fatto di
candidati sindaci antagonisti ce n'erano due, non uno, del Partito Democratico. Per cui questo secondo me non è possibile in un ragionamento organico che si dovrebbe fare a tutto tondo. Poi se si vuole dire qui la facciamo l'alleanza, qui non la facciamo, qui la facciamo solo se mettiamo il candidato sindaco del Partito Democratico, non lo so se conviene al Movimento 5 Stelle, e non conviene nel senso di convenienza a occupare caselle, convenienza a portare i temi all'interno delle istituzioni. Certo. Allora, a lei ha allargato giustamente anche sulla lettura nazionale degli scenari politici Marcozzi, quindi volevo sentire su questo anche Pagano, proprio perché ieri è stata una giornata importante per il centrodestra e in particolare per Forza Italia, con il rientro completo nell'agone politico di Silvio Berlusconi, incontri con gli alleati in cui si è parlato anche di Quirinale. C'è una situazione interna a Forza Italia che insomma, vede una certa fibrillazione dell'ala governista. Il tema che ha posto Fina rispetto al fatto che anche alle amministrative alcuni esponenti del governo venivano in Abruzzo per il centrosinistra, altri per il centrodestra, in particolare per una forza, per la Lega, mentre c'è all'opposizione Fratelli d'Italia. Quanto può aver pesato anche sul risultato alle regionali, alle comunali, e se questo è un problema che il centrodestra a livello nazionale sta affrontando anche? Per esempio pensiamo al fuori onda, se vogliamo, a quel vocale di Salvini che è circolato ieri, che insomma è testimone di un certo malumore. Ecco, quale sarà l'indirizzo, la bussola che prenderà il centrodestra nelle prossime settimane ormai, Pagano? Ma intanto, sì, controllavo se il microfono fosse acceso. Allora, intanto mi sento di dare una risposta a Michele Fina, il quale, come dire, è persona che io reputo corretta e quindi, come dire, cordialmente gli rispondo. Nel suo intervento, non lo condivido, la sua analisi non la condivido, perché tutto sommato la trovo contraddittoria. Lui ha esordito dicendo: premesso che alle amministrazioni locali i sindaci vengono votati perché vengono valutati loro, e come dire, le compagini, i candidati a consigliere che accompagnano questi candidati, poi dopo non si può contemporaneamente dare una valenza politica, addirittura sommare i voti di preferenza dei singoli candidati. Quella è una roba fantascientifica. A questo tipo di valutazione rispondo esattamente come ho detto prima: nessun collegamento può essere attribuito a questo risultato delle elezioni amministrative rispetto all'andamento politico del voto centrodestra, centrosinistra, campo largo, come lo chiama Enrico Letta, sono questioni vostre, e rispetto al centrodestra unito. Ripeto, soprattutto in questa circostanza nella quale si è votato in comuni con un numero di abitanti tutto sommato molto contenuto, la valutazione dei cittadini è stata esclusivamente sugli uomini che si candidavano. C'è una valutazione politica, un cosiddetto voto d'opinione, in realtà così piccole è impossibile, anche perché lì ogni candidato aveva la sua storia, c'era chi si candidava da sindaco uscente, chi lo aveva già fatto, oppure non so, le frammentazioni di Roseto, quindi le liti. Sono tutte valutazioni esclusivamente locali, hanno nessuna valutazione di natura politica, quindi fare queste somme è puerile, nel senso, non la prenda male Fina, ma è assolutamente sballata. Cioè non c'entra niente la questione, e qui rispondo a lei direttore, non c'entra niente la valutazione della presenza, non so, all'opposizione di Fratelli d'Italia. Quella potrebbe eventualmente essere una problematica che noi affronteremo alla vigilia delle elezioni politiche. Allora sì, quindi tutto quello che è accaduto anche nei giorni scorsi, tra l'altro noi in particolare di Forza Italia ovviamente abbiamo motivo di gioire anche della soluzione, perché il fatto non sussiste, quindi un formula piena dell'ennesima persecuzione giudiziaria di cui è stato vittima Silvio Berlusconi. Ieri sera il Tribunale di Siena
gli ha dato ancora una volta ragione, a dimostrazione del fatto che nei confronti di questa persona, di quest'uomo, c'è stata una parte della magistratura che proprio gli ha voluto male, che ha cercato di abbatterlo come uomo politico, e io di questo colgo l'occasione per affermarlo. La valutazione che ho dato io del centrodestra unito qui in Abruzzo era un dato positivo, soprattutto riferito, come giustamente ricordava lei, direttore, all'anno passato, in una logica nella quale il centrodestra deve dare dimostrazione di saper fare coalizione. Anche noi ogni tanto abbiamo commesso degli errori, io ritengo non noi di Forza Italia, però dentro la coalizione bisogna essere corretti, bisogna essere leali, e noi in questa circostanza credo che abbiamo dato una buona dimostrazione che può essere molto utile per il futuro. In un flash, certo. Pagano, lei è più governista o più, diciamo, lealista nei confronti della coalizione in questo dibattito interno a Forza Italia? Allora, io intanto valuto che questa differenza fra governisti e lealisti sia una divaricazione un po', come dire, cioè, non realistica, ecco, secondo me. Io sono un esponente di Forza Italia, sono una persona che crede nei valori e nei principi in cui si è sempre richiamata Forza Italia, quindi la moderazione, i principi liberali, tutto ciò, le ricette economiche, come dire, prima l'uomo e poi lo Stato, noi su tutto questo ovviamente abbiamo questo tipo di valutazione. Certo è che all'interno della coalizione vi sono delle differenze. Io credo nel governo Draghi, credo nella necessità in questa fase storica che l'Italia abbia bisogno di una figura autorevole come Mario Draghi, che tra l'altro afferma cose, dice cose e agisce da uomo di governo secondo, a mio giudizio, i valori tipici di Forza Italia. Non dimentichiamo che Mario Draghi, e lo ha ricordato ieri sera Berlusconi, è stato scelto prima come governatore, poi come presidente della Banca Centrale Europea da Silvio Berlusconi, quindi dal fondatore. Quindi di Forza deve Italia. Lasciar libero il Quirinale, Pagano, insomma. No, io penso che Mario Draghi debba andare avanti, perché da tifoso dell'Italia e degli italiani penso che noi in questo momento abbiamo bisogno di lui e di una figura autorevole che può prendere tranquillamente il posto della Merkel come guida addirittura non solo del nostro paese ma dell'intera Unione Europea. Se lei a me mi chiede se io sono europeista, io sono iper europeista, sono per l'euro, sono ovviamente per un'Italia forte, che abbia un leader forte. In questo momento noi abbiamo bisogno di litigare poco e di essere capaci di saper uscire fuori dal post pandemia. Ciò detto, ritengo che dentro, noi siamo nati come dire, con l'idea che l'Italia debba andare avanti con un bipolarismo. Io penso che alcune differenze che esistono all'interno del centrodestra debbano essere smussate, questo sì, che si debba arrivare, perché ci sono delle differenze, se no la Meloni non starebbe all'opposizione. Certo. Io lo dico francamente, Etel Sigismondi è un amico, preferirei che la Meloni e che Fratelli d'Italia fossero in maggioranza. Tra l'altro dico, e lo testimonio, che non so, nelle commissioni in Senato molti senatori di Fratelli d'Italia condividono disegni di legge, votano a favore, non fanno opposizione. Certo. Quindi questo è la dimostrazione del fatto che ci potrebbe anche stare. Bene, grazie a Nazario Pagano. Ora Camillo D'Alessandro, che ha perso il segnale, lo recuperiamo per telefono. Non ha perso il segnale per sottrarsi dalla scommessa della cena, questo lo sottolineiamo. No, ma no, no, se lo abbiamo in linea, se lo abbiamo in linea, ha avuto un problema con la videocamera, quindi lo sentiamo al telefono. Rapidamente, ovviamente, perché in questo caso poi per la televisione è un po' più difficile riuscire a dialogare. Le chiedo di anche un po' andare avanti rispetto al tema che lei già in una conferenza stampa qualche giorno fa ha accennato, del futuro di questa coalizione, del campo del campo largo del centro-sinistra, rispetto a quanto ha sentito da Marcozzi, rispetto a quanto ha sentito anche da Michele Fina, cioè quale coalizione si presenterà alle prossime regionali contro Marsiglio, che sarà ricandidato? Io mi auspico che sia una coalizione chiaramente ampia, ma che sia coerente, perché il giorno dopo non dobbiamo fare come fanno
coloro che oggi stanno in regione, commissioni bloccate, rinvii in continuazione, mancanza del numero legale, lite tra Lega e Fratelli d'Italia, mediazioni più o meno non riuscite di Forza Italia, se quello è lo spettacolo, noi non lo dobbiamo offrire agli abruzzesi. Per farlo è necessario chiarirsi prima qual è il campo, programma e convergente, su questo chiaramente si apre. Però non posso non prendere atto di quello che dice la consigliera Marcozzi, che saluto, e mai come in questi giorni sono d'accordo nella sua analisi, dal loro punto di vista e dal nostro punto di vista. Cioè c'è una grande questione, noi dobbiamo, se vogliamo offrire una alternativa credibile, dobbiamo essere credibili tra di noi, cioè non bastano le somme, le addizioni, serve la politica che ci mette insieme. Se ci mette insieme solo la matematica, le cose poi rischiano di non funzionare. Però mi permetta una battuta, Nazario, che è bravo ad argomentare, però francamente diciamo un po' esagerato nel tentare di ridurre la portata dell'argomentazione di Michele Fina. Cioè noi stiamo parlando che Chiesi, Avezzano più le altre amministrazioni comunali, in un solo comune 6-1 il centrodestra si conferma, e questo accade, coincide da quando Martiglio governa la regione Abruzzo. Ora, se non volete fare i conti su questo è un problema vostro, ma che non sia consentito di dire al centro-sinistra: guardate, sta accadendo qualcosa, e sta accadendo secondo me proprio nel rapporto tra cittadinanza e regione, è un tema che non significa che abbiamo già vinto, ma significa che si apre, a nostro giudizio, una prateria. Che dobbiamo fare noi liberali moderati? Intanto registrare l'UDC in Abruzzo, che ha avuto sempre una storica funzione, scomparso, dalle regionali in poi non c'è più. La stessa Forza Italia, diciamo, ha ridotto un po' la sua capacità di penetrazione con i numeri e con la capacità che aveva in Abruzzo. Il centrodestra è più destra che centro, noi Azione più Europa dobbiamo andare a insidiare quel campo, portarlo in una coalizione liberale e riformista. Senza il Movimento 5 Stelle? No, guardi, io non lo escludo, glielo dico da deputato di Italia Viva, non lo escludo a condizione, non che faccia io le condizioni ai 5 Stelle, né che i 5 Stelle possono fare le condizioni a Italia Viva. Dico solo che se l'idea è quella rappresentata da Pettinari in Consiglio regionale, che destra e sinistra pari sono su sanità, trasporti e altro, è chiaro che non si può stare insieme. Beh, grazie. Che considerazione che un po' si sovrappone con quella di Sara Marcozzi. Io da Sara Marcozzi vorrei un cenno di assenso rispetto a quello che ha detto Camillo D'Alessandro. Insomma, questo è il tema politico per la costruzione di un campo. Beh, intanto la grande notizia di oggi è che Camillo D'Alessandro è d'accordo con me. Appunto. Esatto. Allora, domani titoloni. Esatto. Quindi, poi lasciamo la grana al Partito Democratico, naturalmente. Grazie. Io intanto devo ringraziare Sara Marcozzi, Camillo D'Alessandro e Nazario Pagano, che hanno già compiuto due interventi. Ho ancora pochi minuti, cioè pochi, insomma, alcuni minuti. Devo salutare invece Luigi Deramo, che è entrato nella nostra chat, e quindi lo coinvolgeremo immediatamente. Quindi Pagano e Marcozzi sono liberi insieme a D'Alessandro, li salutiamo insieme ai nostri telespettatori. Chiuderemo con Deramo, Fina e Sigismondi. Grazie. Ora pubblicità però. Allora, siamo tornati in studio, stiamo commentando i risultati del turno elettorale amministrativo in Abruzzo. Ci ha raggiunto sulla chat anche il coordinatore regionale e parlamentare della Lega, Luigi Deramo, che salutiamo e ringraziamo, chiedendo anche a lui una valutazione generale innanzitutto del voto nella complessità tra il primo e il secondo turno. Qualcuno ha parlato anche delle elezioni dello scorso anno. Insomma, dove sta andando elettoralmente l'Abruzzo secondo il leader regionale della Lega, Deram? Ma sicuramente sono state elezioni complicate, nel senso che nel caso specifico di questa tornata sono andati al voto comuni importanti, sicuramente tre dei quali comunque sono comuni medio piccoli, tutti e cinque i comuni con una presenza civica molto forte, che questo chiaramente a volte può far saltare
confronto diretto tra coalizioni più politiche barra partitiche e che poi di fatto hanno caratterizzato questa tornata elettorale. Pensate che a Roseto vince le elezioni una coalizione civica dove ad esempio il PD non va neanche al ballottaggio. Pensiamo quanto abbia preso anche in termini di consenso a Vasto la coalizione civica che poi si è apparentata con il centrodestra che era andata al ballottaggio. Pensate anche al peso specifico della realtà civica presente all'interno della coalizione di centrodestra a Lanciano, città nella quale tra l'altro abbiamo vinto le elezioni. Credo che Io sono onesto intellettualmente che quando non si coglie il risultato della vittoria significa che comunque qualche cosa non abbia funzionato, però da qui ad elevare a ragionamento puramente politico il risultato, insomma, ce ne passa. Così come purtroppo mi scuso, sono arrivato un po' tardi nel collegamento, ma credo di aver capito che siano state fatte delle riflessioni anche sulle elezioni dell'anno scorso. Non si può citare Avezzano come risultato del centrosinistra perché anche lì il civismo vince le elezioni in un ballottaggio con il centrodestra e con il Partito Democratico che non va al ballottaggio, così come su Chieti dove si registrò una fortissima spaccatura all'interno del centrodestra per questioni chiaramente di confronto barra scontro tutte locali, e questo ha depotenziato tantissimo la coalizione di centrodestra che pure al primo turno sfiorò la vittoria. Però ripeto, poi queste sono analisi, poi quando si perde è evidente che c'è qualcosa che non ha funzionato e quindi rispetto a quello il centrodestra deve comprendere come migliorare l'offerta politica e amministrativa quando ci sono scadenze elettorali. Su questo credo anche che prego. Sì, no, su questo Pagano ci ha già anticipato che vi siete visti, sentiti in questi giorni anche con Sigismondi, che poi sentiremo, proprio per ribadire il valore dell'unità come insomma passaggio imprescindibile di una proposta elettorale credibile di fronte a un centrodestra che, alleandosi con i civici in Abruzzo, può risultare la coalizione vincente. L'altra notizia che le chiedo di commentare proprio di questi giorni, di queste ore, è il fatto che Marsiglio, nel leggere il risultato appunto non in maniera negativa come state facendo voi dei partiti del centrodestra, rilancia la sua candidatura per le regionali. È partito troppo presto secondo lei, Deramo? No, credo che la coalizione di centrodestra che sostiene il presidente Marsiglio in regione stia portando avanti un lavoro importante su alcuni settori strategici, penso ad esempio all'agricoltura. Ad esempio nei primi 2 anni e mezzo siamo riusciti a far impegnare fondi europei in una somma pari a quelle che la passata amministrazione di centrosinistra riuscì ad impegnare in 5 anni, quindi credo che dei risultati importanti, così come quanto riguarda anche la gestione della pandemia per la sanità, siano arrivati, e credo che gli elettori abruzzesi comprendano esattamente bene quale sia lo sforzo che tutta la Giunta e il Presidente Marsiglio stiano portando avanti. Io credo che sia assolutamente giusto e normale che il Presidente della Regione dia attraverso questa affermazione una visione che non si limiti soltanto alla legislatura attuale, ma chiaramente per la mole, l'importanza dei progetti che stiamo mettendo in piedi all'interno della regione, è evidente che affermando che è pronto a ricandidarsi sottolinea l'importanza di lavorare 10 anni bene per l'Abruzzo, quindi la trovo assolutamente una affermazione normale e chiaramente noi saremo al fianco del presidente Marsiglio nel portare avanti l'azione di governo in questa regione. Sarete anche al fianco di Biondi all'Aquila nella sua corsa per un mandato bis tra un anno, ma non è che la Lega sta cedendo troppo in Abruzzo rispetto agli alleati, in particolare a Fratelli d'Italia? Guardi, non siamo innamorati della competizione interna. Io reputo che l'unità del centrodestra sia un valore imprescindibile
e credo anche che nelle amministrazioni dove si lavora bene si debbano necessariamente confermare sindaci o presidenti uscenti. Quindi nel caso specifico della città dell'Aquila riteniamo che Luigi Biondi sia esattamente la sintesi perfetta per un centrodestra anche allargato a realtà civiche che già hanno sposato la nostra impostazione di quella che sarà la coalizione per l'anno prossimo, e quindi sono convinto che sarà una grande sfida elettorale che vinceremo, perché l'amministrazione Biondi, con una forte presenza della Lega all'interno anche del governo comunale, ha colto risultati straordinari. È sotto gli occhi di tutti, ad esempio, che una delle note dolenti della città dell'Aquila, e cioè che nel corso della sua storia ha sempre avuto enormi difficoltà a sviluppare il turismo, che poi è il motore, uno dei motori dell'economia che dovremmo rilanciare definitivamente nelle zone interne, con questa amministrazione ha ottenuto risultati mai avuti prima. Quindi significa che siamo sulla strada giusta, ma soprattutto significa che stiamo cogliendo l'obiettivo di ridare una vocazione economica al capoluogo di regione che dopo il drammatico terremoto del 6 aprile 2009 aveva oggettivamente perso. Quindi il lavoro fatto è tanto, continuiamo a lavorare con umiltà, con passione, cercando sempre di fare il meglio rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Bene, la ringrazio Deramo. Adesso grazie a lei. Con lei che ha aperto già, insomma, nel rispondere alle mie domande un po' lo scenario futuro delle prossime amministrative, quelle che già ci aspettano, credo a primavera dell'anno prossimo, non si voterà in autunno, quindi insomma sono già partiti i giochi. Su questo voglio coinvolgere Michele Fina, proprio sul tema della coalizione, che abbiamo sentito Marcozzi e D'Alessandro che sono d'accordo in qualche modo far ricadere il cerino in mano al Partito Democratico nel costruire questo campo largo, perché insomma, ci sono differenze non soltanto nazionali ma anche locali che si sono sedimentate tra forze politiche. Del resto c'è stata la caduta del governo Conte non a caso. Quindi allora, centrosinistra che deve organizzare le prossime sfide elettorali per i comuni, e sono comuni in questo caso diversamente da quanto è accaduto quest'anno, comuni che invece governa il centrodestra. Faccio riferimento all'Aquila, a San Salvo, ad Ortona c'è un ex esponente di Forza Italia, ma comunque civico, e il centrosinistra non arrivò lo scorso anno nemmeno al ballottaggio. Ecco, come lavorerete in queste settimane, soprattutto per costruire la coalizione e i candidati contro questi sindaci forti, peraltro, che sono già in carica? Fina. Intanto questo compito noi ce lo prendiamo molto volentieri. Il Partito Democratico nasce per questo, per mettere insieme, per costruire la coalizione, per superare le differenze. Sara Marcozzi dice siamo stati divisi nel passato, è giusto, e quindi dobbiamo guardare al futuro se vogliamo costruire un'alleanza, una coalizione. Io sono certo che ci riusciremo, così come sono certo che riusciremo a tenere unito il centrosinistra. Camillo D'Alessandro in questa tornata elettorale ha fatto un lavoro molto importante, e anche la sua disponibilità, che poi è la disponibilità di tutti noi, cioè unire se ci sono principi e programmi chiari che ci uniscono. Dove è stato possibile in queste elezioni amministrative lo abbiamo fatto, ed il risultato è venuto. Ora io non posso che guardare con grande soddisfazione al fatto che Marsilio si ricandidi. Se faccio molti auguri naturalmente sia a Luigi Deramo che a Nazario Pagano, ma il malcontento diffuso, uso una formula che ha caratterizzato le dichiarazioni di queste ultime ore di Brunetta, Gelmini, Carfagna, il malcontento diffuso vale anche per il governo Marsilio. E adesso, al di là delle bandierine, altrimenti diventa stucchevole, possiamo ragionare su se ha vinto o no il centrosinistra. Sta di fatto che in 6 comuni su 7 oggi il centrodestra sta all'opposizione, e se il governo regionale dà una mano, svolge una funzione che viene riconosciuta e promossa dai cittadini, in teoria i risultati elettorali potrebbero essere diversi. Ma non è così, perché viene percepito come un governo regionale distante, a partire dal suo presidente. E io mi sono molto meravigliato dalle dichiarazioni che ha fatto anche dopo queste elezioni,
soprattutto dopo il primo turno in cui dichiarava Fratelli d'Italia eletto il sindaco del comune di 500 abitanti, 1000 abitanti, dichiarazioni agghiaccianti, più da capo politico che da presidente di regione. Quindi che anche in Abruzzo ci sia un grave malcontento da parte dei moderati di centrodestra. Evidentemente i rapporti di forza si sono ribaltati in Italia e anche in Abruzzo. Fino a 10 anni fa 40% dell'elettorato di centrodestra era Forza Italia e il restante erano Lega, Alleanza Nazionale e poi le loro evoluzioni. E i rapporti si sono ribaltati. Oggi il 40% è Lega più Fratelli d'Italia, con la Lega che peraltro adesso vive anche un travaglio e una contraddizione, perché sta al governo del paese però cerca di inseguire la Meloni all'opposizione, quindi e appunto Fratelli d'Italia stessi. E questa contraddizione, io sono davvero meravigliato che si tende a dire no vabbè, questo riguarda le politiche, no, come se la vita dei territori e delle amministrazioni sia indipendente da quello che succederà in Europa e in Italia proprio adesso col PNRR, quei 300 miliardi di investimento, con la necessità che abbiamo tutti a partire dalla regione Abruzzo ma anche dai comuni di collocare l'Abruzzo, i nostri territori, sul treno della ricostruzione e della ripresa. E se si è ambigui, se si fa invece che il Presidente della Regione l'opposizione al governo nazionale e se si tende a moltiplicare la forza del proprio partito invece che lavorare anche per tutta la coalizione di centrodestra, poi io dico per la regione, per il bene della regione, però è evidente che poi alla fine non arrivano né i risultati amministrativi di governo, e ci rimettiamo tutti, e nei risultati politici. Gli auguri sono anche... Prego. Fina, come sceglierete il candidato all'Aquila, per esempio? Unendo la coalizione. Io già lunedì terrò il primo tavolo di coalizione regionale, convocando naturalmente tutti i partiti di centrosinistra, i consiglieri regionali e parlamentari. Io ho molto rispetto della fase di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, che si sta svolgendo a livello nazionale e poi a calata arriverà a livello regionale con l'indicazione di un coordinatore regionale, e a quel punto è chiaro che anche le interlocuzioni tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle saranno più agevoli. Ma già oggi nel campo del centrosinistra in Abruzzo ci sono interlocuzioni molto avanzate. Come vedete, anche tra me e Camillo D'Alessandro ci sono assolutamente convergenze, visioni comuni, oltre che abbiamo fatto battaglie elettorali insieme dovunque tranne Roseto, come ha detto lui, rispondendole per una divisione locale che senza dubbio non è stata alimentata né dal PD né da Italia Viva di livelli superiori. E quindi il fatto che ci sia una ottima intesa nel centrosinistra e sostanzialmente un'intesa con il Movimento 5 Stelle nelle sue diverse articolazioni parlamentari, consiglieri regionali, su molti fronti stiamo lavorando insieme, mi fa dire che noi potremo fare sia all'Aquila l'anno prossimo ma anche nelle altre città che ha citato, sia a livello regionale quando sarà, una coalizione di centrosinistra. E se il candidato sarà Marsiglio, noi saremo molto contenti. Grazie Fina, saluto anche lei. Chiudiamo con Sigismondi, al quale chiedo a sua volta, anche come rappresentante del partito di Marsiglio, un giudizio ovviamente sulle cose che ha appena sentito dal segretario regionale del PD, ma anche come state lavorando in vista delle prossime amministrative, sapendo che appunto la notizia della ricandidatura di Biondi è stata avallata anche in questa sede dagli alleati, abbiamo sentito D'Eramo, e si tratta, credo, anche la Magnacca a San Salvo non abbia problemi di renomination, insomma si tratta in questo caso di lavorare in difesa nelle prossime amministrative. Allora, nessuna difesa per quanto riguarda il centrodestra. Nel no, senso lavorare in difesa nel senso che voi siete a questo punto siete quelli che avete degli sfidanti e siete la coalizione che già governa in quelle città. Avremo sicuramente un turno sulla carta più semplice di quello che abbiamo appena vissuto. Allora, io vorrei riportare insomma con i piedi per terra anche Fina, e lo faccio sicuramente ricordando un'affermazione fatta da un autorevole esponente del Partito Democratico, Silvio Paolucci, all'indomani della vittoria a Vasto, Lanciano, Francavilla e Roseto nel 2016. Silvio Paolucci dichiarò: un ottimo risultato in Abruzzo e a Vasto, ha vinto un bellissimo centrosinistra con Roseto e Lanciano in un momento difficile nazionale
Questo risultato conferma il buon governo che abbiamo messo in campo a livello regionale e nazionale. Sapete come è finita poi nel 2019? Che a Vasto, dove aveva vinto il centro-sinistra, ha vinto Marsiglio, a Lanciano, dove aveva vinto il centro-sinistra, ha vinto Marsiglio, a Francavilla, dove aveva vinto il centro-sinistra, ha vinto Marsiglio, a Roseto, dove aveva vinto il centro-sinistra, ha vinto Marsiglio. Voglio ricordare a Fina che da quando si è insediato, visto e considerato, insomma, che cercano sempre di fare questo parallelo con il governo regionale, da quando si è insediato il governo di centrodestra in Regione Abruzzo alla guida di Marco Marsiglio e con la Lega e Forza Italia, si è votata Giulianova, Montesilvano, Pescara, Chieti, Avezzano, Vasto, Lanciano, Roseto, Francavilla e Sulmona. Voglio ricordare a Fina che a Giulianova, ad Avezzano e a Roseto il Partito Democratico non è arrivato neanche al ballottaggio, ricordava prima bene l'amico Luigi proprio il risultato di Avezzano. Voglio dire a Fina, al Partito Democratico, a tutto il centro-sinistra, che se si mette insieme tutte le 18.000 persone che hanno, le 180.000 persone 180. Che hanno votato in queste tornate elettorali, esce fuori che circa 100.000 persone hanno votato ancora per il centrodestra e 81.000 sulla coalizione PD e Movimento 5 Stelle, che come abbiamo sentito dai diretti interessati è ancora tutta da costruire, e voglio dire le contraddizioni sono emerse anche durante l'ultimo consiglio, consiglio regionale. Quindi il 55% dei cittadini abruzzesi hanno scelto il governo di centrodestra, il 44% la coalizione unita, se questa mai dovesse, dovesse essere. Questo cosa vuol dire? Che va tutto bene? Certamente no, però che comunque il governo regionale di centrodestra è apprezzato per il lavoro che sta facendo. Ai grandi comuni bisogna anche aggiungere l'ottimo risultato del centrodestra nei piccoli comuni, che storicamente erano sempre stati maggiormente in appannaggio del centrosinistra, che invece si allontanano e scelgono la discontinuità con il, scegliendo il centrodestra, frutto che le politiche messe in campo dalla regione Abruzzo avvicinano la politica soprattutto in questi piccoli, piccoli centri. E l'errore che fa il Partito Democratico nel assimilare il voto delle comunali con il voto per le regionali e anche quello nazionale non è identificato semplicemente da, insomma, quello che è accaduto al centro-sinistra nel 2016, che poi pur avendo vinto in questi importanti comuni ha perso sonoramente le regionali, ma è dimostrato anche dalle ultime elezioni. Voglio citare il caso Calabria, dove in Calabria il centrodestra ha vinto, e nello specifico voglio citare il caso di Cosenza, dove il centrodestra a livello regionale ha vinto e poi ha perso le comunali lo stesso dopo 15 giorni, dove si è affermato invece il centrosinistra. Quindi questo parallelismo che loro vogliono cercare di fare, lo capisco, voglio dire, è un vano tentativo. Però purtroppo, se vogliamo essere sinceri, questo non corrisponde alla verità. Così come, voglio dire, anche questa leggenda metropolitana che il presidente Marsiglio fa il capo del partito. No, il presidente Marsiglio si è speso per tutto il centrodestra, per tutti i candidati del centrodestra. Certamente che se un giornalista fa una domanda sul risultato importante che Fratelli d'Italia ha avuto nella regione Abruzzo, ovviamente se sollecitato il presidente risponde. Ma comunque Marco Marsiglio è una persona che del centrodestra, che crede nel centrodestra, che con tutti gli alleati costruisce una governance importante di questa regione. E per quanto riguarda le prossime amministrative, c'è stato già un tavolo di lavoro questa settimana, martedì pomeriggio, ci sarà un altro tavolo di lavoro sul lunedì prossimo, perché il centrodestra da subito si metterà alla scelta di quelli che sono i migliori candidati per quanto riguarda San Salvo, dove la Tiziana Magnacca purtroppo non può ricandidarsi. Ah, è vero, è al secondo mandato, giusto. Ha costruito una grande coalizione, ma soprattutto grande consenso in città e anche a Ortona. Quindi da subito l'individuazione, perché anche la tempistica è importante, perché da subito vogliamo iniziare a costruire le liste. È un grande progetto di
per questi comuni. Benissimo, io ringrazio Etel Sigismondi, ringrazio anche Luigi Deramo che ho visto è rimasto collegato in chat insieme a Michele Fina, ringrazio tutti i segretari regionali dei partiti che hanno raccolto il nostro invito, torneremo presto a parlare di politica, ancora buon lavoro a tutti loro, perché la prossima settimana invece la nostra trasmissione sarà dedicata, come annualmente avviene, al premio Paolo Borsellino per la legalità. A quest'ora ospiteremo dei personaggi molto importanti del premio Borsellino, premiati con appunto uno spaccato particolare sulle loro storie che racconteremo qui in trasmissione, e proprio venerdì prossimo a partire dalle ore 10 trasmetteremo in mattinata la cerimonia in diretta, la cerimonia di premiazione in diretta da Pescara. È tutto, grazie per essere stati con noi, buonanotte dai fatti alle opinioni.